Per il secondo giorno consecutivo cresce in Campania, sia pure in modo lieve, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid. I posti letto impegnati sono 23 contro i 20 di 2 giorni fa. Il bollettino dell'unità di crisi regionale ha segnalato anche 5 nuove vittime, 2 nelle ultime 48 ore e 3 risalenti ai giorni precedenti. I nuovi positivi sono 95 su 5.916 test molecolari eseguiti. Ne deriva un tasso di incidenza dell'1,6%, sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente. In provincia di Salerno sono stati individuati 3 casi nella città capoluogo e uno a Cava dei Tirreni. Nessun nuovo tampone positivo nelle altre città. Da alcuni giorni, dunque, ci sono piccoli segnali che invitano alla cautela estrema e a mantenere alta la guardia, soprattutto nei luoghi di vacanza. Per la prima volta in Campania il numero dei sintomatici è superiore a quello degli asintomatici. Nel corso dell'epidemia, coloro i quali avevano sintomi, per fortuna, erano solo la parte minoritaria. Nelle ultime 24 ore, la flessione del numero degli attualmente positivi in Italia è stata inferiore a 1.000, cioè 580. La flessione del numero dei ricoverati in Italia è solo di 28 unità e per quello delle intensive bastano le dita di una mano, ciò significa che in alcune regioni ci sono piccoli movimenti in ingresso. La Sicilia, dove l'uso delle mascherine è da tempo caduto in desuetudine, nell'ultima settimana ha avuto spesso il numero più alto di nuovi casi in Italia. Il totale dei positivi è aumentato di 12 unità in Basilicata, diminuiva costantemente dall'8 maggio, anche in Lombardia è aumentato di 12 unità. Sono piccoli segnali, ma sono di segno inverso a quello che dovrebbe essere. Magari già nei prossimi giorni saranno annullati, ma ci sono. E purtroppo da alcuni giorni. Il Covid-19 è una bestia a più teste. Si sapeva che non sarebbe stato facile, soprattutto che ci sarebbe voluto tanto tempo per sconfiggerlo definitivamente. Le regole dunque valgono sempre: vaccino, mascherina, lavaggio delle mani, niente assembramenti.